cosa che più mi piace, soprattutto anche a livello tecnico, è che nel momento in cui entri in pianificazione patrimoniale con un cliente, davvero puoi fare una pianificazione, come diciamo noi, a 360 gradi. Benvenuti a tutti signori in questa nuova puntata della rubrica dove vado ad intervistare consulenti finanziari indipendenti che lavorano con noi o non, per fargli raccontare le loro esperienze nel mondo della consulenza finanziaria indipendente, per essere un po' di ispirazione per voi a casa, curiosoni, che siate lì, che vi piacerebbe fare il consulente finanziario indipendente, ma avete ancora qualche dubbio prima di buttarvi in questa fantastica avventura. Allora, oggi abbiamo con noi Cristina. Ciao Cristina, benvenuta. Ciao Alessandro. Abbiamo Cristina che viene da 20 anni di banca e dopo 20 anni di banca ha deciso di passare al mondo della consulenza finanziaria indipendente. Quindi avrà un bel po' di storie da raccontarci, che insomma ci racconterà la sua esperienza. Prima di iniziare, però, io come sempre vi ricordo, se volete diventare consulenti finanziari indipendenti e iniziare il prima possibile questa attività, potete farlo con il nostro master che è in partenza a luglio. In 7 mesi vi prepariamo da zero, anche senza laurea, per diventare consulente ed iniziare a lavorare. In descrizione trovate il link per prenotare una call gratis e senza impegni direttamente con me, dove vi spiego tutto sul master e poi voi siete liberi di iscrivervi oppure no. Se vi candidate adesso, pagate il prezzo più basso e iniziate subito a studiare perché vi sblocchiamo già la formazione. Oppure potete iscrivervi all'iniziativa gratuita Consulente Finanziario Vincente, dove vi darò una vagonata di contenuti in più aggiuntivi, sempre gratis, sul mondo della consulenza finanziaria indipendente. Il link è sempre sotto in descrizione. Ora però è arrivato il momento di iniziare. Allora, Cristina, 20 anni di banca. Intanto, uno diceva, ma è stragiovane, come ha fatto a fare 20 anni di banca? Intanto raccontaci quando hai iniziato, a che età hai iniziato e tutto il percorso che hai fatto questi 20 anni prima di diventare indipendente. Assolutamente. Allora, io ho iniziato subito immediatamente dopo il diploma, per cui sono entrata in banca subito con tantissime belle speranze, un ambiente sicuramente che mi aveva sempre attirato. No, ho fatto 20 anni e sono sopravvissuta, i primi 10 anni come dipendente dei principali, due principali istituti bancari italiani e i 10 anni poi successivi come consulente finanziario di un paio di reti di consulenza finanziaria, anche quelli un paio di reti principali a livello italiano. Per cui ecco, dopodiché diciamo che anche la relazione con i clienti e comunque anche il rispetto del rapporto fiduciario che si creava con le persone comunque che seguivo mi ha portato alla strada dell'indipendenza. Di conseguenza poi sono approdata qui alla You Invest. Ok, allora adesso andiamo un po' in ordine. Raccontaci, sicuramente a casa si stanno chiedendo, visto che tu hai provato l'esperienza sia bancaria da dipendente, due grandissimi, giganteschi istituti bancari italiani che sicuramente conoscete, e poi però hai provato anche l'esperienza di lavorare a partita IVA nelle reti, in una delle più grandi reti di promotori finanziari che c'è in Italia. Quindi le hai provate un po' tutte. Raccontaci un po' la differenza tra il mondo bancario e poi il mondo della rete bancaria, no? Che differenze ci sono, delle cose che ti sono piaciute di meno invece? Sì, allora diciamo che sicuramente una leggera differenza tra l'essere dipendente di un istituto bancario piuttosto che lavorare come consulente finanziario su una rete finanziaria. Le differenze di base sono che magari con i clienti, facendo il consulente finanziario in offerta fuori sede, riesci magari ad avere un rapporto più stretto con i clienti perché riesci magari a frequentarli un po' di più rispetto alla massa di clienti che invece gestisci da dipendente all'interno di grandi istituti bancari. L'unica cosa sostanzialmente che non cambia però è l'offerta poi a livello di strumenti finanziari che puoi dare ai clienti che sostanzialmente segui, perché comunque sia il perimetro di strumenti che puoi inserire in portafoglio è sempre un qualcosa comunque di gestito a livelli superiori, per cui sostanzialmente non sei libero di consigliare gli strumenti corretti per le effettive esigenze dei clienti. Chiaro, ok. Sento dire molto spesso, soprattutto da chi lavora appunto nelle reti bancarie, no, ma noi siamo, sì, è vero che siamo promotori finanziari, abilitati all'offerta fuori sede, quello che è, però siamo indipendenti perché comunque noi lavoriamo per il cliente, abbiamo una
una infinita ampia di strumenti che possiamo scegliere, quindi si spacciano un po' per indipendenti. Tu che l'hai provato e hai fatto 10 anni in una rete bancaria, è davvero così? Sono davvero indipendenti oppure c'è qualcosa, c'è sempre qualche compromesso che bisogna, a cui bisogna cedere? Allora no, i compromessi ci sono assolutamente e non è paragonabile al un consulente indipendente quello che può fare un consulente finanziario in offerta fuori sede. Semplicemente prima di tutto il rapporto che ti lega alla tua mandante, per cui tu lavori per la banca, non lavori sostanzialmente per il cliente, perché comunque sia il rapporto principale tu ce l'hai con la banca, per cui di conseguenza anche il, diciamo così, la tua remunerazione deriva dagli strumenti che tu collochi nei portafogli dei clienti, per cui già questa è sicuramente una delle prime differenze. E secondo, c'è sempre una rete comunque da sopra che ti chiede conto sostanzialmente dei cosiddetti prodotti collocati all'interno dei portafogli dei clienti, per cui non sei libero completamente di poter scegliere il meglio. Quello è innegabile. Ok, chiaro. E che se, faccio un esempio. Che succede se un promotore bancario di una rete dice ok, io posso scegliere anche ETF, quindi si mette da un giorno all'altro a fare tutti i portafogli di ETF, azioni, obbligazioni, eccetera. Avete qualche stop, qualche blocco, qualcuno vi telefona e dice ma che state a fare? Oppure sì, fate. Allora, portafogli completamente di ETF, difficili averli, salvo che ci siano magari quei contratti un po' mascherati con, diciamo così, la chiamata fee on top. Sostanzialmente viene fatta pagare una parcella al cliente per selezionare degli ETF sul mercato, ma in realtà non vi è una selezione in base a una pianificazione finanziaria, ma vengono replicati magari dei portafogli modello già precostituiti, per cui non è sicuramente un qualcosa né di personalizzato e in ogni caso è un qualcosa che è completamente diverso rispetto a quello che facciamo noi qui a Leio Invest, o come lavora come dovrebbe lavorare un consulente finanziario indipendente. Diciamo che poi telefonate da qualche manager o meno, sì, ti possono capitare chiaramente anche quelle. È più facile trovare magari il caso in cui un consulente in offerta fuori sede si approccia all'operatività in ETF tramite gestioni patrimoniali, quindi contenitori con sottostante ETF, dove diciamo a monte la banca poi addebita una commissione per il contenitore di gestione patrimoniale. Ci sono diversi modelli, chiaramente. Okay, con tutte ovviamente le inefficienze che poi si portano dietro le gestioni patrimoniali. E passando a, tra l'altro, sei passata nella nostra realtà da circa un annetto più o meno che sei con noi, e hai fatto un bel salto, perché comunque venivi da una rete gigantesca, quindi posto super, super stabile, lavoro assicurato per i prossimi 20-30 anni. Poi hai deciso di entrare in una realtà giovane, in crescita, però microscopica rispetto a quella che era la rete bancaria dove stavi. Ah, quando è che hai fatto il passaggio? Avevi? Quanti anni avevi? Quando ho fatto il passaggio in Investo, dici? Esatto. Sì, avevo 41 anni, quindi. A 40, non si chiede mai, da una donna, però perdonami, non ci penso mai. Niente, quindi a 41 anni decidi di fare questo salto, comunque con famiglia, tutto quanto. Com'è stata questa decisione? Perché quando l'hai maturata in realtà la voglia di passare al mondo dell'indipendenza, e poi com'è stato questo salto? Ma allora, assolutamente è stato un qualcosa che sentivo e che onestamente volevo fare da molto tempo. Bisogna trovare anche la realtà giusta per poter decidere di lasciare la banca dopo 20 anni e iniziare questo percorso di consulente indipendente. Devi avere comunque, almeno per come la intendo io, la scelta non è stata difficile, semplicemente perché comunque avendo una realtà alle spalle, logicamente è stato un qualcosa di assolutamente sereno che mi ha portato semplicemente a liberarmi di ciò che mi pesava, per cui un forte conflitto di interesse tra me e i clienti che seguivo. Quindi è stato un qualcosa di vissuto assolutamente in serenità. Ok, bello.
E il lato cliente, hai visto una differenza di approccio alla consulenza? Vabbè, l'hai provata, è completamente diverso. E a livello di clienti percepisci una consapevolezza diversa che il cliente ha della finanza lavorando con noi rispetto a quello che era in banca? Com'è il rapporto col cliente, diverso tra noi piuttosto che la banca? Assolutamente sì, è diverso, ma semplicemente perché sei tu comunque il primo che coinvolge il cliente in, diciamo, nell'approfondire anche la gestione del proprio portafoglio per reali esigenze che possono avere. Fai approfondire molti temi che prima magari non toccavi, essendoci sempre comunque questa problematica di costi sottostanti ai portafogli non troppo espliciti, per cui sicuramente è un qualcosa di totalmente diverso. La qualità comunque degli incontri e la qualità dei temi toccati, poi c'è il cliente che vuole approfondire di più, c'è quello che vuole approfondire di meno, ma onestamente qui a lei io investo, incoraggi anche ad approfondire veramente anche tematiche finanziarie e coltivi sicuramente anche l'educazione finanziaria dei clienti che segui. Poi ripeto, c'è il cliente che magari vuole approfondire di meno, chi invece vuole approfondire di più, questo poi da caso a caso, però sicuramente la qualità del rapporto e dei temi trattati è completamente diversa. Ok, quindi da noi non utilizzate il motto "nel dubbio confondilo", se non riesci a convincerlo confondilo, no, non c'è. No, parte. Quello non c'è, come dice il dottor Zanni, guarda qui e firma qua, no, esatto. Assolutamente. No, non si fa, ok. No. E invece adesso mi hai fatto venire una curiosità. In famiglia che ti hanno detto quando sei tornato a casa? Hai detto: sapete che c'è, adesso lascio la banca e vado in io investo. No, assolutamente, erano totalmente preparati, sono stati assolutamente di supporto, per cui è stato, ripeto, per me è stato un cambiamento vissuto in modo totalmente, totalmente sereno. Anche rispetto all'essere passato da bancario a consulente finanziario in offerta fuori sede, che invece è stato un qualcosa di molto ragionato, e forse non c'era neanche troppa consapevolezza nel momento in cui lo stavo facendo. Il passaggio all'indipendente con voi è stato un qualcosa veramente di molto, molto, molto tranquillo e vissuto con serenità anche dalla mia famiglia, assolutamente. Bene, bene. E vecchi clienti che ti dicono, cioè ci sono stati magari vecchi clienti che ti hanno detto: ma come, fino all'anno scorso mi hai venduto i prodotti della banca, adesso fai l'indipendente? Qualcuno ti ha mai detto questo, che comunque sei stata 20 anni in banca? Si spiegano le scelte, si spiegano chiaramente le scelte, anche perché comunque anche nel momento in cui lavoravo per altre realtà, il rispetto della persona comunque che segui c'è sempre stato, per cui si è sempre tentato di essere più trasparente comunque possibili. Per cui quello sta poi un po' alle persone. Logicamente la scelta di passare all'indipendenza è un qualcosa che è maturato nel tempo, per cui comunque è stato poi anche condiviso. Certo. Ma anche perché poi, io lo dico sempre, prima non si poteva fare, cioè fino al 2019 uno o lavorava così come hai sempre fatto tu, in banca, oppure non c'era l'indipendenza. Quindi è dal 2019 che effettivamente si può fare la vera consulenza finanziaria indipendente, e oggi siamo nel 2024, quindi sono 5 anni, sono, per cui poi le persone, un attimo, dategli qualche tempo, qualche mese, qualche anno per capire e fare il passaggio. No, oggettivamente nessuno ti può rimproverare il fatto che prima sei stata in banca, anche perché, ripeto, non, o facevate così o facevate così. Esatto, come dici tu, le alternative comunque non c'erano. E poi ti dico, anche all'interno dello stesso ambiente bancario ci sono tantissimi colleghi che non sanno neanche dell'esistenza della figura dell'indipendente. Questo tutt'oggi è così. Eh sì, infatti anche noi vediamo un po' come è successo anche con te, però ne stanno arrivando tanti dalle banche che, anzi, se lavorate in banca e vedete questo video, potete candidarvi, proprio proporvi per lavorare con noi, perché comunque siamo sempre alla ricerca di consulenti finanziari indipendenti. Se chiaramente non avete mai fatto consulenza, meglio che prima passate per il nostro master, perché così almeno vi formiamo a 360 gradi su come si fa realmente la vera pianificazione finanziaria, che in banca magari non avete mai fatto, più anche tutta la parte commerciale, anche se lì dovreste essere abbastanza bravi, però ecco, rifacciamo anche la parte commerciale per far crescere
costruire e far crescere il portafoglio clienti. Sempre qui sotto in descrizione, io ve lo ricordo, perché adesso pagate il prezzo più basso, siamo in partenza a luglio, poi ogni 6 mesi rifacciamo un nuovo master, però potete già prenotare una call gratis e senza impegno direttamente con me, così vi spiego tutto al telefono e poi voi potete decidere se iscrivervi oppure no, oppure partecipate anche a Consulente Finanziario Vincente, iniziativa gratuita nella quale vi spieghiamo ancora in maniera più approfondita il mercato, il mondo della consulenza finanziaria indipendente. Vi diamo anche un po' delle statistiche della nostra Invest SCF, così vi potete fare anche un po' di affaracci nostri. Sotto in descrizione trovate entrambi i link. Cristina, ti chiedo, passiamo al mondo femminile della consulenza finanziaria indipendente, perché sì, ci sono tante donne che si chiedono, o ci chiedono, o se non ce lo chiedono, te lo chiedono: posso fare io, donna, il consulente finanziario indipendente? Non è un lavoro prettamente maschile? Allora, diciamo che questo è un tema molto caldo oggi, semplicemente perché anche nella mia esperienza personale, al momento in cui ero soprattutto nelle reti consulenze finanziarie in offerta fuori sede, la presenza femminile era molto ridotta rispetto comunque alla presenza maschile. Quello è un qualcosa che sempre c'è stato nel mondo della finanza, per cui no, assolutamente non è un qualcosa che preclude la professione, di sicuro. Logicamente, ripeto, è sostanzialmente un qualcosa che nel mondo finanziario è sempre stato un ambiente prettamente maschile. A oggi ci sono invece parecchie donne che si occupano di finanza, ci sono tantissimi casi famosi e vedi anche tu, noi all'interno della Io Investo, il numero di presenze femminili quanto sta aumentando in così poco tempo, per cui sicuramente siamo l'espressione che assolutamente finanza femminile si può tranquillamente fare. Esatto, clienti che mi fanno storie, che mi dicono: no, però il consulente donna, io lo preferisco uomo. Vi capita oppure no? Anzi, no. Nei tuoi 20 anni di esperienza in banca, ti è mai capitato qualcosa? Hai visto un cambio di tendenza? Al momento a me non è mai capitato che, o magari non me l'hanno detto, non te lo so dire, forse non è mai capitato perché non hanno mai avuto il coraggio di dirlo, però no, al momento è un qualcosa che non mi è capitato. Non mi offenderei comunque dovesse capitare, anzi ci mancherebbe. Cliente e consulente devono diciamo a pelle comunque trovarsi per avere un rapporto comunque di lunga durata. Logicamente si deve essere compatibili, ci si deve trovare, quindi, però ripeto, a me per ora non è mai capitata una situazione di questo tipo, no. Ci sta che io non ti abbia esattamente un'osservazione giusta. Senti, invece, qual è stata, adesso che è un annetto che lavori con noi, qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più non dico dell'azienda, ma proprio dell'indipendenza, del lavorare a livello indipendente? Ma allora, di sicuro la cosa che più mi piace, soprattutto anche a livello tecnico, è che nel momento in cui entri in pianificazione patrimoniale con un cliente, davvero puoi fare una pianificazione, come diciamo noi, a 360 gradi. Sostanzialmente il fatto di occuparti principalmente del patrimonio finanziario, ma occuparti anche di tutte quelle che possono essere le esigenze dei clienti in ambito immobiliare, assicurativo, previdenziale, per cui è veramente una consulenza completa. Quello è il lato che più sicuramente mi ha piacevolmente sorpreso, ecco, perché fondamentalmente anche prima il servizio, magari accennavi un qualcosa di pianificazione patrimoniale, ma non poteva essere così completo perché in realtà, siccome prima il tuo ritorno sostanzialmente derivava dagli strumenti collocati in portafoglio, tutto il resto era un qualcosa di, se trattato superficialmente. Sì, certo. Ma paradossalmente, anche se il cliente non teneva i soldi nella tua banca, tu non potevi fargli consulenza, no? Assolutamente no, quella è la prima cosa, quella è assolutamente la prima cosa, quindi no. Proprio è finta consulenza gratuita finalizzata alla vendita di prodotti della banca, cioè il fine era vendere prodotti della banca. E lato immobiliare, se ti capitava, hai accennato la parte immobiliare, se ti capitava un cliente che voleva fare qualcosa con gli immobili, dici: vabbè, via, vai, non ti posso aiutare.
No, assolutamente no, potevi magari aiutarlo solamente per quanto riguardava la pratica del mutuo perché la facevi direttamente, ci guadagnavi e la tua banca chiaramente ci guadagnava direttamente, invece oggi è qualcosa totalmente diverso. In una banca tradizionale lo stimare la redditività immobiliare è un qualcosa che, ma sarebbe stata la stessa direzione che ti avrebbe detto, ma puoi perdere il tempo in questo modo, quando invece No, non è certo. sicuramente una perdita di tempo, soprattutto per i nostri clienti, se sono i loro interessi. E sulla previdenza invece che facevate? Avevate prodotti qualche o il prodotto vostro, il PIP, fondo pensione oppure niente, giusto? Oppure nulla, assolutamente, assolutamente sì. Per cui era sempre un approccio per prodotto, non sicuramente per esigenza. Esatto, che tra, ma dimmi se sbaglio, non potevi dirgli guarda, ti interessa il fondo, hai bisogno di un fondo pensione, dovresti versare questo nel fondo pensione, il TFR nel fondo pensione, guarda, fai questo fondo pensione che non è della nostra banca, perché in quel caso potevi addirittura essere radiata, corretto? Allora, sì, sostanzialmente tu dovevi collocare comunque il fondo pensione di casa, appunto, quello era, non L'obiettivo. esisteva nient'altro, quello era l'obiettivo, anche solo consigliarlo per un fondo di categoria, dove magari logicamente l'interesse del cliente sarebbe stato quello di avere un consiglio di quel tipo, dovevi portarlo comunque sul tuo fondo pensione. Ma sì, e lì si vede proprio l'impossibilità di dar consigli super partes soggettivi nell'interesse del cliente. Basta vedere questi due o tre semplici esempi, si percepisce proprio l'impossibilità di essere indipendenti. Poi lo posso anche dire, ma di fatto No, no, non non lo puoi saranno mai. esserlo. Eh sì. Assolutamente. Va bene, Cristina, grazie. Io ti direi grazie perché ci hai dato già tante, tante informazioni, ci hai raccontato un po' di aneddoti interessanti. Poi ti ribecco come faccio con tutti quanti. Poi, dopo 3 anni, ritorno da te e ti chiederò Volentieri. più della parte dei clienti, l'andamento, la gestione dei clienti, tutte queste cose qui. E niente, grazie. Hai dato sicuramente tanti spunti utili per le persone che sono a casa che vorrebbero fare questo salto a donne e uomini, ma che sono ancora un po' incerti, indecisi. Ragazzi, signori, forza, fatevi sotto, che qui dobbiamo proprio vedere quello che fanno in banca, posta, assicurazione, è la stessa cosa, no? Qui c'è proprio un mercato da andarci a prendere. Intanto, però, se state sul divano a guardare, scrollare video, sicuramente non cambierà la vostra situazione. Quindi cliccate nel link in descrizione, prenotate una call gratis con me, così almeno vi spiego il nostro master, oppure iscrivetevi sempre gratis a consulente finanziario Vincente. Cristina, grazie e ci vediamo alla prossima. Grazie a te Alessandro, ciao a tutti. Un saluto a tutti, ciao ragazzi!